Ultimamente Cannavacciu sta facendo un suo passo molto importante. Urbino ha sempre avuto questa logica di accentrare culturalmente tutto all'interno della sua città e spesso ha trascurato le periferie, lasciandole in una sorta di marginalità che ha fatto apparire a molti, anche agli stessi abitanti, che queste zone non avessero nulla. Alcuni di questi quartieri sono, non dico dei ghetti, ma sono rimasti agiti più marginali, dei dormitori pubblici, più che dei reali luoghi di vita. Quello che è stato fatto oggi, che secondo me è molto importante, è stato un lavoro assolutamente straordinario. Intanto con un impegno scientifico rigoroso, hanno scritto solo delle persone che svolgono questa professione. Quindi abbiamo evitato le logiche delle persone che si improvvisano alla ricerca storica, con tutto il rispetto, anche perché qui bisognava delineare con chiarezza qual era il perimetro di conoscenza e soprattutto cos'era questo luogo. Intanto abbiamo svelato finalmente anche cos'è Cannavacciu, da cosa viene questo nome, e ritrovato anche nello stesso tempo altri nomi che hanno un rilievo molto più importante. Lo vedete anche lo vedrete nella presentazione del libro. Io non mi dilungo ulteriormente, ma vi avviso che questo è la conferma di un primo passo. Ce ne sono stati altri che adesso arriveranno in porto. Annuncio già da adesso, ma faremo in seguito questa presentazione, che l'opera del maestro Vincenzo Ulisse, dedicata a Cannavacciu, di 2,50 m x 2, è giunta a Cannavacciu. E quindi quanto prima la presenteremo alla cittadinanza. Stiamo mettendo a punto il percorso delle pieghe o dei templari, chiamatelo come volete, ma sarà un percorso che ricostruisce un attraversamento storico che era assolutamente andato perduto. Questo quindi giocherà su un'ambivalenza, da una parte il turismo, da una parte la storia. Quello che è stato fatto è un primo passo, perché in realtà noi vorremmo, dopo questo primo libro, farne anche un secondo, ma per il momento godetevi in questa situazione, che secondo me è veramente molto ben riuscita. Ringraziamo la banca che ci ha supportato, il suo direttore, perché senza soldi purtroppo non si fa nulla. Però ringraziamo soprattutto la cittadinanza, perché in realtà questa presenza in un giorno non semplice significa che l'attaccamento ai luoghi, alla cultura che definiscono questi luoghi, perché di questo stiamo trattando, stiamo dimostrando che questo luogo, che apparentemente non significava nulla, ha una sua storia, ha dei grossi significati ed è un modello da seguire, perché è stato realizzato con la tenacia soprattutto dell'organizzazione, dove la nostra promotrice, con la tenacia veramente incredibile di Giuliana, che ha spinto e soprattutto anche dal contributo sotterraneo di molte persone che hanno dato la documentazione senza apparire. Quindi evitiamo di ringraziare in questo momento tutti, lo faremo alla fine, e ci diamo un appuntamento alla fine di questa cosa alle prossime iniziative, ma per il momento godiamoci questo libro e soprattutto la presentazione. Stefano, per cortesia, puoi presentare gli autori, così abbiamo un'informazione per tutti. Grazie di nuovo e penso che sia una buona giornata per tutti. La propria identità e riscopre il proprio
passato, scopre molte cose che sicuramente non sapeva. E appunto grazie alla BCC che ha sostenuto questa iniziativa, quindi vorrei dare la parola al Presidente Bruno Fiorelli per due parole relative all'importanza del sostegno al territorio per iniziative come queste che segna un momento importante per l'intera comunità. Prego. Banche di credito cooperativo sono per definizione banche territoriali, banche di paese, la banca che reinveste quanto raccoglie nel suo territorio di competenza, creando un ciclo virtuoso sostanzialmente tra risparmio e l'impiego, cosa che altre banche non fanno, anzi, direi che i territori più interni nel corso degli anni, in anni anche recenti, sono stati spogliati di tante risorse per incanalarle verso territori che probabilmente neanche avevano bisogno. Però si ritenevano territori più redditizi e quindi guardando soltanto il guadagno di fine anno erano quelli di interesse piuttosto che sostenere in tutte le maniere le popolazioni dei territori di competenza. Io quindi rinnovo il ringraziamento per questa opportunità, continuate nella vostra unità, noi ci saremo sempre, perché il nostro obiettivo, quello che in termini ormai anche abusati si dice, la nostra missione è proprio questa, stare vicino alla gente, vicino ai territori e supportarne le esigenze quotidianamente. Grazie di nuovo. Si può non dare atto alla BCC di essere uno di quegli sportelli che ancora è presente sul territorio, quando ogni giorno sentiamo parlare di chiusure, no? Di aspetti anche economici, quando poi sappiamo bene che molti istituti di credito invece fanno guadagni stratosferici, poi abbandonano magari dove non è conveniente, però abbandonano l'intera comunità, e questo sicuramente è grave. Anche chiaramente un punto di riferimento non solo dal punto di vista economico ma anche sociale. Quindi grazie di nuovo. Pino prima ha detto che ci si aspetta di vedere nuovi lavori. Io della metà ho visto questo lavoro qui, faccio fatica a pensare che si possa aggiungere qualcosa, perché l'ho trovata un'opera definitiva, un'opera che è veramente monumentale, secondo me, appunto come dicevo prima, che segna un momento importante, oserei dire storico, però per la comunità di Caravaggio di questo territorio penso che sia davvero importante. Importante il lavoro fatto da Anna Lucini, che è la curatrice di quest'opera, dalla professoressa Annalia Medi, docente di archeologia medievale dell'Università di Urbino, come poco importante il Monsignor Davide Tonti, vicario episcopale per la cultura e la tutela dei beni culturali dell'Arcidiocesi di Urbino, da Sara Bartolucci, docente del Liceo Laurale Valdi e storico dell'arte, e da Leonardo Bubellini, Niccolò Hoffman, Bubellini, biologo dipendente dalla provincia di Pesaro, quindi studioso di botanica. Vedrete quando poi avete il libro in mano quanto sono importanti tutti questi interventi per definire un'opera appunto completa. E per entrare proprio nel merito dell'opera, del lavoro, chiamo il signor Davide Tonti per il suo contributo. Grazie. Porto i saluti della sua eccellenza l'arcivescovo Sandro e anche il compiacimento di tutta la comunità di Caravaggio insieme al suo parroco Luigi e naturalmente il consiglio pastorale e tutti quanti, che penso che un lavoro così compendioso, cioè un lavoro scientifico, difficilmente trova l'adesione popolare, è chiaro, però la gente capisce il dono. E proprio per questo, come direbbe Boezio, nulla è più efficace della forma esteriore che appassisce
vita come i fiori e l'erba del campo, dal parere dell'autunno, ecco, potrebbe essere libero anche andare a cercare tra la terra, le memorie di ciò che è stato in queste terre, in queste valli, in quei secoli. Eppure no, perché vedete c'è tra questa polvere e tra questi rimasugli della memoria che emergono dai campi, e la vita dei corpi, della vita dell'umanità che ha vissuto in questa parte particolare di Urbino, di Caravaggio, di Caravaggio. Quindi il volume Scritti per Venita la Terra di Nessuno, attraverso le approfondite esposizioni scientifiche, riesce a sostenere l'altissimo compito di svelare la resistenza della memoria alla caducità delle cose e dell'immunità umana. Perché vedete, è un tempo il nostro, che non solo nel mondo culturale, contemporaneo, contemporaneo, ma anche nella Chiesa, noi contemporanea, il fatto della memoria diventa una cosa che aleggia e entra quasi in una situazione di superficialità. La memoria è qualcosa di più per noi che siamo cristiani, cattolici, e dentro penso il grande insegnamento di Benedetto, che qui trova, no, un quadro speciale, l'abbazia che è scomparsa, che poi tramite gli studi ricompare, e quindi l'abbazia che ha dato la cultura a questo territorio, pensando a Benedetto che aveva messo questa regola oret et labor per spiegare la liturgia, cioè che la liturgia della Chiesa non è solo l'orazio, cioè non è la parte dell'orazione e basta, era la continuazione anche soprattutto negli orti, nelle coltivazioni, nell'apprendistato di come si montava le viti o come si castrava i maiali, perché erano imparato loro ai nostri contadini, perché non riuscivano a fare neanche gli saccati. Ecco. E anche la cultura del vino, del fare il buon vino, d'altronde questi don di gente all'inizio dei vini, Don Perignon, giusto per citare, sono tutti benedettini, non a caso. Allora vedete, questa cultura ci spiega quanto la liturgia sia parte di questa pervasione nella terra e in tutto ciò che contiene, una lunga memoria di Dio che cammina nel tempo e nelle ore della sua storia. Il lavoro quindi degli studiosi che si sono offerti in questa avventura ha segnato un senso profondo della ricerca, che trae le sue motivazioni al di là delle radici di un territorio, di un popolo, ma pone la ragione stessa dell'esistenza. L'indagine storica, archeologica, artistica, naturalistica si ricompone insieme, in comunione, attraverso una riflessione che penso viene subito ai lettori, una riflessione che nasce dallo studio prima, attento, scrupoloso dei dati, in cui la ricerca inaugura una nuova coscienza del territorio. E questa coscienza è stata già spiegata, è stata condivisa da studiosi come Anna Lia Arberi, Anna Fuccini, Sara Tolucci, Leonardo Gubellini e Nicole Hoffman. Ecco, questi studiosi ci hanno regalato una credibilità di questo percorso di lavoro. Dalla lettura dei testi posti alla nostra riflessione, quando leggerete anche voi, si evince che gli studiosi e i lettori perseguono il medesimo cammino, il medesimo esodo conoscitivo, in cui si condivide quel moto profondo dell'anima che vince la resistenza alla commozione. Per ciò che ritorna vivo, vedete che gli studiosi non sono solo asettici. Non prendo il dato in maniera asettica, io non credo che anche in altri studiosi del nostro territorio che ci hanno insegnato come prendersi cura della memoria delle nostre genti tramite l'arte, non credo che sia sempre una cosa asettica, ma c'è dentro, avendo visto dei nostri scritti,
un'adesione, quella che noi chiamiamo cuore, che a me piace molto. Perché ci vuole il cuore per far vivere un dato? Non si può prendere un dato dall'archivio, sbatterlo in un foglio e dire ora vivi. Deve avere un contesto, il contesto è quello del percorso dello studioso. Il ricordo del passato, la sua testimonianza, il suo frammento, dà una che tende a scomparire pure perpicace nella sua vita, anche nel suo frammento, rimane lì, muove a quella inevitabile moto affettivo che stupisce e fa condividere sopra ogni cosa quel viaggio tra immagini della storia, concepito nell'esistenza e i suoi giorni battuti dall'effimera bellezza della carne, presa dalla sua abitudine come il grido Boezio. Ma guardate cos'è questo angelo che sta insieme a un architrave di memoria, no? Longobardo, mi sembra, no? Che quindi questi sono elementi, come dico, perspicaci che non vogliono morire, ma che stanno qui e vogliono parlare, comunicare ancora la loro esistenza. Caravaggio e sui siti, un microcosmo quindi del territorio del nostro antico ducato che fu del Monte Pietro, che oggi è alla ricerca di una nuova identità. Qui tra i siti ameni che si perdono nelle campagne, la Torre della Pongolona, il Pieve di Gaeta, sono i luoghi dove i ricordi trovano una corretta tra le zolle scure della terra, i rimasugli di una memoria antica e le tradizioni perdute del mondo contadino, che c'erano ancora segreti e misteri, come quello della campana. È un luogo ricco di ricordi che appartengono alla grande storia, ma anche alle piccole storie, alle vicende personali di uomini e donne che hanno vissuto e partecipato ai destini della collettività. Da ciò derivano emozioni che fanno scorgere la propria identità e rivelano il proposito di perseguire ancora oggi, come fa in maniera splendida questo sodalizio di giovani uomini e donne, si sono stretti in questo gruppo di cultura di Pieve di Gaeta, perseguire l'amore per la terra, spartendo come il pane le comuni esperienze, non solo della nostalgia in maniera retorica, una nostalgia tutta ripiegata al passato, ma che si lascia andare al tempo vissuto nella Marcord, no, ma soprattutto nella consapevole comprensione del viaggio umano, della vita che ha prodotto cultura. E allora a tal fine lo studio, della ricerca degli studiosi, ci dona una serie di misure trasversali che facilitano un miglior accesso ai luoghi, lo sviluppo e la cura del patrimonio culturale tramite una coordinazione di partita orientata all'innovazione e alla conservazione, a quel coagularsi di varie componenti sociali in cui c'è spazio per la banca, c'è spazio per il comune, ma c'è spazio anche per le imprese, ma c'è spazio anche per gli studiosi, per la ricerca e per la cultura. E quindi tra piccole realtà e grandi realtà c'è un recupero di una consapevolezza che il piccolo territorio ha un grande valore, ha un valore quanto il grande, quello più grande, quello centrale. Gli scritti quindi per merito sono occasione per lavorare un vasto e sistemico processo di identificazione, di conservazione e valorizzazione di un'articolata varietà di edifici rurali, storici e di tutela del paesaggio, con l'orizzonte identitario alla difesa del deposito culturale espresso nel territorio e di promozione alle iniziative di sviluppo e valorizzazione locale delle periferie. Avete visto che la trasandatezza con cui le amministrazioni si avvicinano ai piccoli territori, cosa causano? Non si può solo parlare di situazioni atmosferiche e quant'altro. Se noi lasciamo allo sbando il territorio, la natura poi ha un viaggio per tutto suo, ecco, quindi è un
altro tema che non posso, mi è venuto subito da dirlo, da citarlo, perché è dentro questa proporzione a cui viene fuori da questo grande lavoro scientifico, questa preoccupazione del territorio. Non solo ci informa sugli eventi, ma consolida la concezione che i valori storici sono in grado di definire un luogo al di là delle sue memorie, ponendo obiettivi capaci di determinare investimenti intellettuali quanto economici. Il volume ha il pregio di aver rammentato abilmente le lacere grandi della storia, ripresente vicende e tradizioni diverse attraverso reperti e documenti, ripristinando le strutture della memoria che terminano in una rinnovata presa di coscienza del concetto polifonico della storia e non solo speciale tanto. Questo altissimo significato identitario assicura la periferia di Urbino, Caravaggio e Piede di Caiva, come altri siti, a perseverare questi valori di tutela del paesaggio e della ruralità e soprattutto allo studio storico attraverso la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Riproporci sapori e odori infantili, la commozione di tornare a casa anche senza figura, le finestre scomparse, la via troppo tempo non più battuta, riafferma l'incanto nostalgico di questi luoghi amici dell'Aras, che fanno sostenere la sostanza delle cose, scolpendo in noi per immagini, suoni, colori, odori, parole che ricostruiscono la memoria. Quindi grazie agli studiosi di averci dato questa occasione di ripristinare questi luoghi del cuore. Nasce sempre qualche spunto interessante.
permette anche di rinnovarlo, ringiovanirlo, riviverlo. Ecco, la testimonianza di noi oggi così tanti qui è un modo per viverlo. La vita che questo Pierre ha in questi anni è una testimonianza del fatto che, ecco, la riscoperta del territorio sicuramente nasce una nuova vita. Grazie, grazie per il lavoro, a voi che ci avete messo non solo lo studio, quindi l'arte, la competenza, ma anche sicuramente il cuore e la passione, e grazie a tutti coloro che stasera naturalmente sono intervenuti, ma sostengono e sosterranno, oltre naturalmente al circolo culturale che è sempre molto molto vivace in tutti i modi,